Dunque, grazie Presidente. La prima cosa che va sottolineata è che questo fenomeno della mobilità, che è così caratteristico della nostra epoca, così imponente, in realtà è antichissimo, cioè è ricorrente nella storia dell'umanità fino proprio dall'inizio ed ha attirato in quanto tale l'interesse della storiografia già da tempo, ma soprattutto negli ultimi anni. E quindi è stato ormai dimostrato che già nell'alto Medioevo la circolazione delle persone era molto intensa in tutta Europa, circolazione che poi era di vario genere. E questo si riflette proprio nelle leggi anche dell'epoca, leggi anche molto antiche, come quelle del re Burgundo Gundebado, come nei capitolari di Carlo Magno, negli editti di Carlo il Calvo. Siamo tra il VI e il IX secolo e già questo tema è presente nella giurisprudenza, quindi significa che aveva un suo rilievo notevole. E tuttavia, come sa bene il professor Ascheri, che ha scritto anche su questi temi, dopo il 1000 lo sviluppo della civiltà medievale comunale, lo sviluppo dell'economia, porta ad un aumento notevole dei soggetti che si muovono e ad una ulteriore diversificazione. Quindi sono tante le categorie di personaggi che vediamo circolare in quest'epoca. Le problematiche riguardanti gli stranieri sono spesso connesse e spesso si confondono addirittura con quelle della povertà, in quanto una grande massa di queste persone che si spostavano, che viaggiavano, erano in realtà totalmente privi di mezzi. Però, come è stato già sottolineato più volte, nel Medioevo la povertà non significava assolutamente marginazione. Cioè i poveri facevano parte integrante della società a cui appartenevano, e questo da una parte perché il pensiero cristiano li giudicava essenziali alla salvezza dell'anima, in quanto davano occasione di fare della beneficenza e quindi di acquisire meriti per l'aldilà, e dall'altra l'Europa era disseminata di conventi e presso questi conventi si riunivano appunto i poveri, stranieri e no, e venivano sostenuti e mantenuti. Questo equilibrio durò per un certo periodo, ma verso la fine del XIV secolo, cioè del 300, il flusso dei migranti aumentò. Per varie cause, abbiamo guerre, calamità naturali, carestie, epidemie, sta di fatto che ci fu un aumento costante e alla fine del 400 si determinò la crisi di quel sistema di cui parlavo prima e i metodi tradizionali non furono più in grado di sostenere le necessità dei poveri. Bisogna anche pensare che è il momento in cui dalle strutture pubbliche medievali si passa a quelle che cominciano a diventare le strutture di uno Stato moderno, in cui il controllo delle persone e dei confini diventa sempre più stringente. Quindi l'atteggiamento nei confronti degli stranieri, in particolare dei poveri stranieri, dei mendicanti stranieri, cambia progressivamente e diventa sempre più negativo. Cioè il vagabondo diventa oggetto di disprezzo, di timore e di rifiuto, fino a diventare addirittura un delinquente. Cioè il vagabondaggio si trasforma in un vero e proprio delitto a parte. E questo nuovo clima si rispecchia benissimo in una serie di provvedimenti emanati in tutti i paesi europei. Non c'è nessun paese europeo, cattolico o protestante, che non abbia in questo periodo una serie di leggi che vietano l'accattonaggio nelle strade e che cercano contemporaneamente di riformare la beneficenza, costruendo in particolare dei centri di raccolta per questi stranieri. E ne potrei citare tantissime, per brevità cito soltanto quella di Ypres, la riforma della beneficenza di Ypres del 1525, che è particolarmente importante
è particolarmente ampia e che è fondata sul principio di togliere alla Chiesa o di sottrarre perlomeno parzialmente alla Chiesa questo compito per attribuirlo alle autorità laiche. E appunto si fonda proprio su questa idea di riunire i poveri in appositi centri di raccolta. Ma anche in Italia, soprattutto a Venezia e Roma, c'è lo stesso movimento, penso che ne parlerà in particolare poi dopo il professor Dani. In questo clima si sviluppa un dibattito teorico che è allo stesso tempo teologico e giuridico. E l'inizio di questo dibattito viene identificato in un'opera di Luis Vives, del Subvenzione Pauperum del 1526, alla quale si dà particolare importanza perché è specificamente dedicata a questo tema e particolarmente ampia. Vives, lo ricordo brevemente, umanista di origine spagnola, era docente a Lovanio, a Oxford, e poi si è stabilito definitivamente a Bruges, e quindi è effettivamente il prototipo dell'intellettuale umanista europeo di quell'epoca. Si ispira fra l'altro a Erasmo da Rotterdam e a Tommaso Moro, e la sua dissertazione si divide in due parti, una è più filosofica, e pone quindi la questione morale dell'aiuto ai poveri, dell'insensibilità dei ricchi, ma pone anche un elemento molto importante che è la netta distinzione fra i poveri veri, cioè quelli che per debolezza, età, difetti fisici, casi sfortunati effettivamente non sono in grado di lavorare, e invece dei poveri che per loro incapacità o per loro cattiva volontà sono in buona salute ma in pratica non vogliono lavorare, cioè gli oziosi, no? È la distinzione tra mendicanti validi e invalidi che esisteva già nel diritto romano. Noi abbiamo una Costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio e poi una novella di Giustiniano in cui appunto si condanna chi chiede la carità pur essendo capace di lavorare. E queste Costituzioni naturalmente avevano avuto una elaborazione dottrinale da parte dei dottori medievali, dei commentatori, ma anche dei teologi, tra i quali ricordo il principale Tommaso d'Aquino. Quindi Vives si riallaccia a questa tradizione e nella seconda parte della sua opera dà dei consigli pratici, dei suggerimenti concreti, e cioè costruisce una serie di misure per organizzare razionalmente ed efficacemente il sistema dell'assistenza. Prima di tutto facendo una ricognizione dei poveri, cioè registrandoli in varie categorie. E in questo modo si può decidere quelli che effettivamente non lavorano perché sono oziosi e quindi vanno costretti al lavoro oppure espulsi dal territorio, e quelli che invece non possono lavorare e quindi vengono accolti in apposite strutture. Gli stranieri vanno rimandati nelle loro patrie, fornendogli il cibo necessario per il viaggio in modo che evitino di rubare per mantenersi mentre ritornano nei loro paesi. Soltanto se provengono da paesi devastati dalla guerra vanno accolti in quanto battezzati, perché i battezzati allora vanno considerati al pari dei poveri locali, ma solo se nei loro paesi c'è la guerra, ripeto. Parere completamente diverso troviamo nel fiammingo Christian Kellenaar, che era professore di teologia e filosofia greco a Lovanio, in un'opera del 1530 che si intitola Oratio pro pauperibus, difende invece la libertà di migrare e contesta le riforme di Ypres. E lui fa un'osservazione che è abbastanza interessante, cioè dice che chi caccia gli stranieri è poveri e peggio degli animali, perché le rondini che vengono tutti gli anni nel territorio nostro poi non vengono cacciate dagli uccelli che sono invece stanziali. E ricorda che questi personaggi che vengono sono spinti da ragioni drammatiche come calamità naturali, guerre, governi tirannici, faidi personali e familiari.
Questo scritto però non ha suscitato né nei suoi contemporanei né nei posteri poi una grande considerazione, perché l'anno dopo, cioè il 1531, lo stesso Kelenar scrisse un Oratio contra mendicitatem, nella quale sosteneva delle tesi totalmente opposte e quindi apprezzava e approvava la riforma di Ypres. Quindi queste due orazioni sono probabilmente o delle esercitazioni retoriche oppure sono state indotte, sono state forzate da gruppi, sociali particolari. Su un piano molto più elevato invece si pone il domenicano Domingo de Soto, che è noto, è fra i più autorevoli rinomati maestri della scuola di Salamanca. La sua In causa pauperum deliberatio del 1545 si oppone alla ordinanza essenzialmente della città di Zamora dell'anno precedente, 1544. Questa ordinanza di Zamora è molto simile alla riforma di Ypres, cioè tendeva a limitare e a condannare i questuanti e a riunirli in apposite strutture oppure a cacciarli. E Soto, pur deplorando l'ozio di alcuni vagabondi, però in realtà sostiene che i migranti hanno tutto il diritto di cercare una via migliore per la loro vita e che non possono essere assolutamente espulsi. E nel fare questo si appella soprattutto, oltre che al diritto romano, ma si appella soprattutto al diritto naturale. Cioè ognuno può muoversi come vuole, può prendere residenza dove vuole. E quindi il respingimento degli stranieri nella loro patria, anche se non è da considerarsi strettamente un esilio, però configura una violazione del diritto, in quanto punisce persone innocenti, visto che chiedere l'elemosina in realtà non è un reato, non può essere considerato un delitto. Per rafforzare le sue posizioni, Soto ricorre ad una visione universalistica che fa appello naturalmente all'appartenenza cristiana, ma soprattutto, come dicevo prima, al diritto naturale, e arriva a dire che questo diritto naturale congiunge gli uomini in un vincolo così stretto che non sarebbe lecito respingere neppure i mendicanti infedeli, cioè i musulmani, se non fossero stati ostili o pericolosi per la fede. È un'affermazione molto forte per quell'epoca, che probabilmente si poteva permettere un personaggio così noto, così conosciuto e così osannato come Soto, e altri non avrebbero potuto permettersi, no? È un po' un'eccezione in questo panorama. Comunque la sua dissertazione non è che ottenne delle accoglienze totalmente favorevoli nel mondo cattolico. Lo vediamo nell'opera del benedettino Juan de Robles, che scrive in castigliano e in latino una dissertazione poche settimane dopo quella di Soto, proprio sull'ordine dell'elemosina. E qui abbiamo un tono molto più realistico, sostanzialmente favorevole all'ordinanza spagnola di Zamora, un'approvazione per le misure restrittive nei confronti della folla dei questanti e favorevole anche al controllo, all'obbligo del lavoro, alla creazione di ospizi. Il tono di Juan de Robles è molto rispettoso naturalmente nei confronti di Soto e molto prudente, meno rispettoso e più deciso è invece il tono di Gilles Huiz, un fiammingo, che in una dissertazione latina del 1562, De continendis et talendis domi pauperibus, approvava invece decisamente le riforme della beneficenza di cui ho parlato prima, quelle di Ypres e quelle di Zamora. E il suo atteggiamento nei confronti degli stranieri è assolutamente diffidente e negativo. Dice che il soggiorno poteva essere tollerato solo per un periodo brevissimo
e la disoccupazione degli stranieri era in realtà un pretesto, in quanto chiunque cercava lavoro in realtà era in grado di trovarlo, e contrapponeva l'esempio delle rondini di Kellenar, contrapponeva l'esempio invece delle formiche e delle api. Per cui in conclusione i vagabondi, gli accattoni, gli oziosi, gli zingari dovevano essere cacciati dal paese. Ma anche per i pellegrini non ha questa grande comprensione. Lui dice che potevano essere ospitati per un massimo di 2 giorni e i profughi, quelli spinti dalla guerra e dalla fame, in realtà non meritavano di essere aiutati perché avevano abbandonato vilmente e ingratamente la loro patria nel momento della difficoltà. Avrebbero fatto meglio a rimanere in patria e a dare una mano a rimediare ai problemi come era loro dovere. Quindi ci sono, come si vede, posizioni molto diverse. Le opinioni di Witz e di Vives vennero addirittura bollate come pericolosamente vicine a quelle di Lutero, che aveva criticato il sistema di assistenza della Chiesa. E questo soprattutto da Lorenzo di Villa Vincenzio, che scrisse De Economia Sacra circa Pauperum Cura, una dissertazione in tono estremamente polemico, che non ebbe molto seguito, ma in realtà poi il dibattito non per questo si arrestò, ma continuò per tutto il 600, perché in realtà l'esodo di massa tra 500 e 600 aumentò. Basti pensare alla cacciata degli ebrei e dei moriscos dalla Spagna e poi a tutte le crisi religiose soprattutto, sono le guerre di religione nel 500 che scatenano questi esodi di massa, mentre poi nel 700 saranno più i motivi economici a spingere la gente ad espatriare. Tra gli eventi di portata maggiore ricordo soltanto la notte di San Bartolomeo del 1572, la revoca dell'editto di Nantes del 1685 e il principio del cuius regio eius religio della pace di Augusta del 1555 che stabiliva che i sudditi dovevano seguire la religione del principe e quindi chiaramente chi non era d'accordo era costretto ad andarsene. E ancora la guerra dei trent'anni, 1618-1648, che creò tali devastazioni, pestilenze, carestie, che appunto fu uno dei fattori importanti delle migrazioni nel corso del 600. Ora, in questo periodo si moltiplicano le opere che trattano di questo argomento e diventano sempre più giuridiche, no? Le prime opere sono teologiche, morali e giuridiche. Nel 600 c'è un'accentuazione della parte giuridica. Posso ricordarne alcune, come quella di Cornelio Benincasa, Tractatus de Paupertate, di Giovanni Maria Novario, Tractatus de Miserabilium Personarum Privilegis del 1637, di Antonio Leoncillo, Paupertatis Opes, di Gabriel Alvarez de Velasco, De Privilegis Pauperum. Sono tutte opere che si sforzano di definire che cos'è la povertà e di dare una categorizzazione dei poveri, no? Una classificazione che aiuti i governanti a decidere a chi spetta l'aiuto e a chi no. Gli stranieri in tutto questo vengono comunque considerati secondari rispetto agli abitanti del luogo. Cioè in tutti questi trattati troviamo il principio che bisogna aiutare prima i parenti poveri, poi i vicini poveri, poi i cittadini, i propri cittadini, concittadini poveri, poi quelli del paese e infine si avanza qualche cosa gli stranieri, i quali altrimenti vanno respinti. Quindi questo è un principio generale che viene tirato fuori anche dal diritto romano, da qualche interpretazione di diritto canonico che diciamo percorre tutte queste opere. Ma la diffidenza nei confronti degli stranieri emerge moltissimo anche nel diritto penale. Vorrei ricordare soltanto 2 personaggi molto importanti, cioè Tiberio Deciani nel suo Tractatus Criminalis del 1590 dedica un capitolo intero al forestiero e al vagabondo ed è significativo che accosta il vagabondo al bandito
e dice che odiosi sunt et abentur quasi fuggitivi. E dice che il continuo cambiamento di luogo rivela instabilità, animo disordinato, e colui che si allontana senza meta perde alcuni diritti. Per cui è un atteggiamento del tutto negativo. Altrettanto negativo l'atteggiamento di Prospero Farinacci, mi limito a questi due personaggi molto importanti, ma anche gli altri seguono, sono più o meno sulla stessa linea. Farinacci nella sua Praxis et Theorice Criminalis, scritta tra la fine del 500 e gli inizi del 600, riporta l'opinione comune per cui il vagabondo è un individuo che è senza lavoro, gira sempre e può essere quindi giudicato ovunque indipendentemente da dove ha commesso il suo delitto. E questa opinione negativa si riflette anche nei pareri, nei consigli di Farinacci, che trattano di casi pratici, che forse danno più l'impressione appunto dell'atteggiamento reale. E cioè troviamo il caso di un certo Bissio, che era stato carcerato e torturato senza i necessari indizi, e quindi era qualcosa di illegale, e Farinacci viene richiesto di dare un parere su questo, e lui dice che sì, effettivamente non c'erano gli indizi, ma la tortura era comunque lecita, perché si trattava appunto di un vagabondo, e quindi tutte lui dice: vagatio indicat insolentiam et dissolutionem et contra vagantes stat omnes presumptio, cioè tutte le presunzioni sono contro questi che non avevano fissa dimora. Addirittura nel caso di Semprorio Anglo, che è stato ucciso, lui di fronte al ricorso giustifica in fondo questo assassinio dicendo che il reo però non aveva firmum domicilium, cioè una persona che gira è comunque soggetta ad avere meno diritti degli altri. Ecco, in questi lavori va sottolineato che si tratta sempre di singoli individui, cioè si parla di singoli stranieri, e quindi non emergono tanto le problematiche sociali causate dallo spostamento di gruppi grandi di stranieri, come invece emergono nel pensiero del giusnaturalista Ugo Grozio, olandese, che dice che non si può negare il permesso di soggiorno agli esteri che sono cacciati dalle loro sedi e cercano un riparo, ma questi si devono sottomettere totalmente all'autorità costituita e si devono adeguare alle regole del paese, altrimenti si creano disordini. E ritiene Grozio che si potrebbero dare a questi stranieri dei terreni sterili, improduttivi per esempio, fargli occupare quindi questi campi per renderli produttivi, e aggiunge che non possono essere espulsi nemmeno se le condizioni economiche del paese di accoglienza peggiorano e diventano anche molto critiche. Perché? Perché a quel punto bisogna affrontare il problema in comune, cioè stranieri e residenti. Sicuramente durante il 600 la quantità di poveri continua ad aumentare, e questo diventa la preoccupazione maggiore, comunque fra le preoccupazioni maggiori dei governanti dell'epoca, e lo si vede da una serie infinita di leggi che vengono emanate proprio in questo periodo per questo. E dove sta la pagina? Ecco, e soprattutto possiamo vederlo in area tedesca, perché nell'area tedesca si trovano una serie addirittura di dissertazioni che sono in realtà tesi di laurea, cioè tesi di dottorato scritte in latino e in tedesco, che trattano proprio di questo argomento. Fra le principali vorrei ricordare quelle di Fritsch, che ha scritto un trattato, Fritsch è uno che scrive su tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma fra l'altro scrive un trattato sui mendicanti validi, quindi su quelli che devono essere rimandati in patria, sugli zingari e sugli ospizi.
Quindi distingue nettamente anche qui tra coloro che devono essere cacciati e coloro che devono essere sostenuti però all'interno di strutture, e dà una descrizione molto precisa del diritto appunto che presiede all'organizzazione di queste strutture. Un altro caso interessante è quello un'altra dissertazione di Johannes Christian Welsch, che scrive una dissertazione proprio sul vagabondo, sui vagabondi, e la pubblica nel 1681. Queste sono tesi di laurea tutte pubblicate, no? Nel 1681, e quest'ultima, di Welsch, viene ripubblicata addirittura una terza volta, quasi 60 anni dopo, sotto il nome di Christian Thomasius, che era invece un famosissimo giusnaturalista, tutti noto, no? E che era stato il relatore della sua tesi, quindi si attribuisce a Thomasius qualcosa che lui non ha scritto per darle ancora maggiore importanza, e questo denota che una sessantina d'anni dopo ancora il problema era assolutamente attuale, no? Quindi vorrei ricordare infine soltanto il Giovanni Battista Pacichelli, italiano, un abate, sì, italiano, che però aveva passato molto del tempo della sua vita girando per l'Europa, quindi conosceva la situazione europea, e scrive De Iure Hospitalitatis Universo nel 1675, in occasione dell'anno santo, quindi affronta, diciamo, il problema dell'ospitalità in un'occasione particolare, però ne fa un discorso generale, quindi parla dell'ospitalità, del dovere d'accoglienza, e dice che questo dovere d'accoglienza può essere sospeso in caso di guerra e di carestia, e non c'è, cioè non esiste, verso individui disonesti come grassatori, pirati, devastatori di campi, gli zingari, di nuovo i banditi. Quindi è particolarmente incline naturalmente ad accogliere i pellegrini, si mostra particolarmente generoso, diciamo così, nei confronti dei pellegrini, ma non delle donne, perché le donne pellegrine, se non sono accompagnate dal marito, sono fortemente sospette di essere impudiche. La vita della donna si deve esaurire all'interno delle pareti domestiche, e ricorda l'antico detto mulier peregrina ergo impudica, oppure la coincidenza del termine peregrina col termine di meretrix. E quindi diciamo che si accolgono tutti, però non le donne. Ecco. Oh, quindi per concludere si assiste tra il 500 e il 600 ad un crescendo di produzione giuridica vertente su questo tema. E questo proseguirà anche nel 700, adesso il 700 non lo affronto assolutamente, ma non bisogna pensare che finisca qui. Cioè, e perché non si esaurisce questa letteratura giuridica, ma aumenta sempre? Perché aumentano sempre gli emigranti, e quindi nonostante le leggi, nonostante tutti gli ospizi creati per gli stranieri e i residenti anche poveri, in realtà il problema rimane centrale per i governi. E quindi la ricerca di soluzioni a livello teorico e pratico di quei secoli mi sembra che possa offrire ancora ai giorni nostri molti motivi di riflessione. Grazie. Grazie vivissimo per questo amplissimo panorama. Il tema è un tema enorme, naturalmente, e ci sono alcune questioni come quella degli ebrei, no? le comunità che si insediano capitolate nei vari posti, insomma ci sono un'infinità di temi, ma ricorderei però le protezioni imperiali per gli studenti in movimento e per i pellegrini, quelli sono altri momenti normativi estremamente utili.
Altra cosa, monti di pietà, ad esempio, ecco, quello è un altro, è stata una risposta importante, quella dei monti di pietà, che ha avuto immediata imitazione una volta che è cominciata a Perugia, poi è stata immediatamente copiata. Poi ci sono questo welfare prima dell'età moderna, come quella di San Giovanni qui a Roma, no? Che era un grande ospizio organizzato in modo assolutamente razionale, con una normativa. C'è ora questo libro sul welfare prima del welfare, proprio su Roma, che è di un buon interesse. Insomma, i temi sono infiniti e come si è visto, la letteratura ricchissima. L'Italia ha partecipato meno, perché l'Italia basso medievale aveva già molte strutture funzionanti, quindi non aveva neppure l'ospedale. Il grande ospedale era anche un ente di assistenza, non medica, era un ente che accoglieva i poveri, dava lavoro agli esposti, l'ospedale aveva la ruota per lasciare proprio il povero, l'infanzia abbandonata veniva risolta in quel modo, e gli davano prima alloggio e poi il lavoro. Alle donne si dava la dote e poi poteva uscire appunto dall'ospedale. Certi ospedali sono poi statali, quello di Milano, l'ospedale maggiore, nasce proprio come ospedale ducale. Quindi in Italia c'è un po' questa concorrenza tra interventi ecclesiastici e interventi laici, che avevano saputo risolvere un po' il problema senza molta teoria nel Medioevo, poi invece si teorizza perché c'è il problema della riforma, eccetera, eccetera. Ma nel Medioevo in modo concreto si cerca di risolvere questi problemi. Interessante le opere che ricordava, giuridiche, che parlano di privilegia pauperum, perché lo costruiscono come un ceto sociale, insomma, e quindi come ceto sociale ha i suoi doveri ma anche privilegi. Questa è la forma giuridica proprio tipica, no? di considerare una categoria sociale che privilegiata certamente non era, però aveva determinate norme eccezionali in sede processuale soprattutto. Teniamo presente che dal 200 noi abbiamo gli avvocati dei poveri, abbiamo gli avvocati dei poveri al servizio, così come non per niente il protettore degli avvocati era Sant'Ivo, che fu appunto santificato proprio perché aveva dato un modello di assistenza forense ai poveri. Signori, procediamo con la seconda relazione della mattinata, in cui il collega Michele Pifferi, che è un esperto ben noto di studio della dottrina penalistica, soprattutto tra 8 e 900, ci parla di diritto individuale o pericolo sociale, interrogativo, scienza giuridica ed emigrazione tra 8 e 900, quindi un altro periodo di svolta per l'emigrazione italiana enormemente importante. Prego. Bene, buongiorno, grazie Presidente, grazie anche alle colleghe Amato e Di Simone che mi hanno coinvolto e invitato in questo molto interessante convegno. Allora io spiego velocemente le ragioni del mio titolo, che ha un punto interrogativo, e cerco di descrivervi quello che vorrei raccontarvi in questo spazio di tempo. È un punto interrogativo perché evidentemente, come hanno già detto anche tanti relatori prima di me, stiamo affrontando un argomento che implica un punto di tensione fondamentale tra l'esercizio di una libertà individuale e il diritto di sovranità dello Stato a regolare i confini. Cosa succede tra 8 e 900? Cercherò di proporre qualche esempio per vedere se e dove ci sono dei momenti in cui, dal punto di vista legislativo, sembra riconoscersi la prevalenza del diritto individuale di migrare, oppure se prevale invece l'aspetto di controllo sociale della migrazione, quindi l'esercizio da parte dello Stato di un potere di controllo dei confini. E anticipando qualche conclusione che forse non avrò il tempo di fare, vi dico che per quello che sono le ricerche che ho potuto fare fino ad ora, la mia impressione è che prevalga sempre il polo statale,
anche quando apparentemente ci sono delle norme che sembrano riconoscere la libertà degli individui di muoversi. Il discorso forse cambia, lo diceva prima il collega, quando si inizia a discutere e a scrivere in trattati i diritti umani, ecco, ma fino a quel momento la libertà di migrare è sostanzialmente limitata e contenuta. Un altro aspetto che ha guidato un po' le mie ricerche che ho cercato di fare su questo ambito e che forse oggi accennerò, è provare a capire dal punto di vista dei fattori che Ravenstein chiamava a fine 800 di push and pull nella regolamentazione dell'immigrazione, cioè quali sono i fattori che spingono soggetti a muoversi o che attraggono i soggetti verso certe specifiche destinazioni, il piano legislativo gioca un qualche ruolo. È evidente che è un ruolo secondario perché prevalgono i fattori economici e sociali che muovono le persone, non è però del tutto indifferente capire dal punto di vista legislativo se certe norme aiutano o ostacolano l'emigrazione. Allora, partendo con qualche esempio, vediamo se esistono dei momenti in cui la libertà di emigrazione è riconosciuta. Parto dagli Stati Uniti, che è un'esperienza molto contraddittoria, su cui poi proverei a tornare più tardi, e faccio riferimento a quello che si chiama l'Ernst Case. Siamo intorno alla metà dell'Ottocento, c'è un cittadino tedesco di Hannover che emigra negli Stati Uniti e viene naturalizzato. Le norme per la naturalizzazione negli Stati Uniti sono abbastanza semplici. Tra fine Settecento, nel momento della fondazione della democrazia americana, e l'inizio dell'Ottocento, l'idea che prevale è quella che gli Stati Uniti siano una terra di grande accoglienza e che quindi la naturalizzazione sia uno strumento per popolare lo Stato e per consentirne lo sviluppo economico, e quindi è molto semplice essere naturalizzati. Bene, questo tedesco arriva negli Stati Uniti, viene naturalizzato, inizia a intraprendere la sua attività economica, si insede negli Stati Uniti e poi decide di tornare ad Hannover per andare a trovare i familiari. Quando arriva in Germania viene di fatto arrestato e obbligato a svolgere il servizio militare perché prima di emigrare non aveva adempiuto a questo obbligo e dal punto di vista del governo tedesco, anche se lui ora è naturalizzato americano, resta comunque un cittadino tedesco e quindi è tenuto a svolgere i suoi obblighi come cittadino tedesco. È questa l'occasione che muove il governo americano a elaborare una teoria in base alla quale la naturalizzazione che rende un soggetto emigrante cittadino americano interromperebbe quello che veniva chiamato nella dottrina di common law il vincolo di allegiance con lo Stato originario, cioè quel vincolo di fedeltà che lega di fatto un cittadino al suo Stato e al suo sovrano. La logica che viene argomentata dal governo americano è sostanzialmente che l'espatrio, l'emigrazione è un diritto naturale, e che nel momento in cui uno Stato naturalizza un cittadino straniero riconoscendogli cittadinanza, quel cittadino acquisisce esattamente tutti i diritti dello cittadino nativo e quindi perde sostanzialmente il suo vincolo di fedeltà, di allegiance con lo Stato originario. Questo significa che la Germania non avrebbe nessun diritto di imporre il servizio militare al buon Ernst. Nel dire questo, cosa si dice? Si dice che il diritto di emigrare, di espatriare, è la più ferma fondazione della libertà umana. E alla luce di questo parere che viene espresso dal ministro della giustizia, Jeremiah Black, viene poi emanato nel 1868 l'Expatriation Act, che è un testo nel cui preambolo si dice apertamente che il diritto di emigrare, di espatriare, è un diritto naturale, inalienabile di tutte le persone, indispensabile e fondamentale per il godimento dei diritti della vita, della libertà e per la ricerca della felicità, che come prima era stato detto, no, rientra anche negli obiettivi della Dichiarazione di Indipendenza della Costituzione americana. Qual è il motivo di questo primo esempio in cui la libertà di emigrare sembra essere riconosciuto come diritto naturale inalienabile? È evidentemente l'interesse politico del governo americano, che in quella fase ha molti cittadini emigrati naturalizzati e quindi nell'interesse politico di offrire maggiori tutele
presenta la libertà di emigrare come un diritto più forte della sovranità statale da opporre di fatto agli stati europei che invece richiedono ancora il vincolo della doppia cittadinanza. 1868. Vedremo tra poco nella seconda parte della mia relazione come sette anni dopo, cioè 1875, la politica del governo americano cambia radicalmente e questa idea di diritto individuale di emigrare inizia ad essere fortemente limitato. Bene, faccio un altro esempio, ci spostiamo questa volta in Italia e vediamo come il diritto o la libertà di emigrare viene regolamentata. Noi abbiamo due leggi fondamentali sull'emigrazione, una del 1888, una del 1901. La prima viene considerata una legge di polizia, la seconda una legge sociale. Hanno caratteristiche diverse, ora non è esattamente l'oggetto del mio intervento, quindi su questo, se mi consentite, sorvolo. E faccio riferimento invece all'articolo 1 di entrambe le leggi, che è esattamente identico, cioè l'emigrazione è libera salvo gli obblighi imposti dalla legge. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che lo Stato italiano in quel momento, il Parlamento italiano, si rende conto che l'emigrazione sta diventando un fenomeno di massa nei confronti del quale non può essere indifferente la classe politica e quindi proclama solennemente la libertà di emigrare, ma immediatamente lo condiziona con quella seconda parte dell'articolo, salvo gli obblighi imposti dalla legge, che fa riferimento sostanzialmente a alcune limitazioni che appartengono alla cultura giuridica di quel tempo, cioè innanzitutto di nuovo l'obbligo del servizio militare e poi l'idea che si può emigrare solo se non si hanno obbligazioni pendenti di tipo economico. In realtà la costruzione dell'emigrazione nello Stato italiano e negli Stati europei attraverso quelle che vengono chiamate appunto le leggi di polizia mirano sostanzialmente a regolamentare il fenomeno dell'emigrazione di massa attraverso una serie di cavilli o procedure amministrative che vanno dalla concessione delle licenze agli agenti di navigazione alla concessione del passaporto, che sono tutti provvedimenti amministrativi che portano un deputato dello schieramento socialista, si chiamava Ciccotti, nel momento in cui c'è la discussione parlamentare nella legge dell'88, a dire chiaramente che quando lui vede un diritto proclamato e poi seguono delle parole ma, se, però, ha il forte sospetto che in realtà quella solenne proclamazione si riduca in nulla. Il discorso nelle due leggi e nel dibattito parlamentare è un discorso pieno di retoriche che fanno riferimento all'aspetto giusnaturalistico, alla costruzione dell'identità nazionale, dello Stato, che coinvolge questo discorso i giuristi più autorevoli di quegli anni. Faccio riferimento semplicemente a due aspetti, anche qui per brevità, poi negli atti, se saranno fatti, avrò forse tempo di dire qualcosa in più. Allora, perché è così importante riconoscere la libertà di emigrare? Sostanzialmente perché lo Stato non è in grado di evitarla. La causa dell'emigrazione è la povertà economica e lo Stato non è capace di intervenire per ridurre e modificare le cause dell'emigrazione. Per cui si comincia a dire che l'emigrazione da aspetto negativo, perché nel fine Settecento questo era, no? Emigrazione significa perdere propri cittadini, perdere popolazione, quindi perdere di potenziale arricchimento, da rischio diventa opportunità. Perché diventa opportunità? Perché emigra quella parte della popolazione povera che se rimanesse in patria produrrebbe problemi di welfare, produrrebbe problemi di disoccupazione, obbligherebbe lo Stato a farsene carico. Per cui diventa un sollievo per lo Stato che perde quegli cittadini e diventa un arricchimento per le nazioni verso cui quei cittadini vanno, perché vanno con la volontà di trovare lavoro, di offrire la loro manodopera per sviluppare lo Stato di destinazione. C'è un altro discorso, e questo per esempio Enrico Ferri lo dice molto chiaramente, l'emigrazione è un'ancora di salvezza. Noi non siamo in grado di risolvere i problemi che la provocano e quindi dobbiamo trasformarla in una risorsa. C'è un problema di quella che viene chiamata il discorso retorico che costruisce un modello di patria senza territorio, cioè l'idea che il cittadino non sia cittadino italiano perché vive in Italia, ma sia cittadino in Italia per la sua cultura, per la sua
mentalità, per i legami di sangue e quindi ovunque vada resta cittadino italiano. La patria italiana viene in un certo modo esportata attraverso l'emigrazione e quindi diventa un fattore di costruzione dell'identità nazionale. E c'è un discorso che Crispi fa chiaramente discutendo e presentando il progetto di legge dell'88, lo fa alle Camere nell'87, quando dice che di fatto l'emigrazione è per l'Italia un modo di colonizzazione dolce. Visto che ancora non siamo in grado di costruirci delle colonie con l'esercito, le nostre colonie sono gli emigranti che vanno in Argentina o in Nord America. E poi c'è una delle pagine che, almeno per le conoscenze che ho io, ritengo più ambigue o comunque più significative, perché è veramente splendida la retorica del relatore Rocco De Zerbi, che è colui che di fatto scrive e presenta la legge dell'emigrazione dell'88, in cui si dice perché quell'emigrazione è libera e indica, come dire, una serie di elementi che giustificano questa sua affermazione e dice: voi non dovete impedire apertamente né per vie oblique l'emigrazione, se lo voleste non lo potreste, non lo dovete e non lo potete. Perché non lo dovete? Non lo dovete perché l'emigrazione opera come causa di arresto volontario per temperare gli effetti di aumento della popolazione, non lo dovete perché il vostro paese è inseparabile dal resto del mondo, non lo dovete perché l'emigrazione è un fenomeno storico, normale, naturale, perpetuo dell'umanità. Non lo potete perché la patria moderna non è il territorio ma la bandiera, cioè l'unità morale. Insomma, una serie di argomenti appunto che fanno riferimento ai principi giusnaturalistici, alla libertà individuale, eccetera, ma che di fatto nascondono l'idea che, essendo incapaci di contenerla, sia più opportuno favorirla. Anche in questo caso la mia impressione è che quella libertà riconosciuta nasconda un interesse politico dello Stato e quindi di fatto non sia il pieno riconoscimento di un diritto, tant'è che ci sono quegli obblighi che appunto prima vi dicevo. Ci sarebbe un altro discorso in riferimento ancora all'Italia, su questo cerco di essere più rapido, è l'articolo 3 del Codice Civile del 65. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Viene presentato nella logica poi di Pasquale Stanislao Mancini come un grande esempio di apertura, il primo codice civile europeo che riconosce diritti agli stranieri senza clausola di reciprocità. Anche in questo caso c'è una ragione politica ed è il fatto che l'Italia era stata da poco unificata, ma non ancora tutti i territori lo erano, Trieste e via dicendo, e quindi quell'articolo sembra essere pensato per dire anche chi ancora non è di fatto parte del Regno d'Italia però può godere degli stessi diritti civili, una leva per favorire l'unificazione completa. E poi in realtà si apre su quell'articolo un dibattito molto intenso, cioè cosa sono i diritti civili che sono riconosciuti paritariamente agli stranieri? Il diritto di residenza, e quindi la logica dello straniero che vuole emigrare in Italia e stabilirsi in Italia, rientra tra questi diritti civili oppure no? È un diritto civile o è un diritto politico? C'è una discussione che coinvolge giuristi e giurisprudenza. Qualcuno prova a sostenere che il diritto vincolato, il diritto di residenza, di fatto sia rientri tra i diritti civili e quindi non sia possibile per lo Stato italiano espellere lo straniero, se non dopo che ha commesso un crimine per i motivi espressamente previsti dalla legge, senza che ci sia valutazione discrezionale dell'amministrazione. E invece l'opinione nettamente prevalente che dice no, non è vero, il diritto di residenza non è un diritto civile, è un diritto politico, il decreto di espulsione è un atto di alta polizia e di governo e quindi pienamente discrezionale, nei confronti del quale non si può nemmeno ricorrere davanti al Consiglio di Stato. E riguardo a quel discorso Oreste Ranelletti dice: il diritto di residenza dello straniero non è un diritto soggettivo ma è un interesse legittimo. E quindi di nuovo la discussione attenua, la concreta attuazione attenua di molto quella solenne articolo 3 che sembrava essere così liberale, così moderno. Faccio un ultimo esempio e poi passo di nuovo all'aspetto critico statunitense. Il caso argentino è un esempio piuttosto tipico di come a seconda delle opportunità economiche il diritto di emigrazione possa essere riconosciuto o negato.
Nel 1876 l'Argentina ha estremamente bisogno di ricevere migranti per popolare le sue terre, per sviluppare l'agricoltura, per ottenere manodopera specializzata. E quindi viene emanata una legge, la Ley Avellaneda, che propone e assegna degli incentivi agli emigranti. Le persone che arrivano vengono ospitate, alloggiate, viene dato vitto e alloggio per un certo periodo, gli si paga il viaggio, si incrementa l'immigrazione. E poi all'inizio del Novecento, quando le teorie criminologiche di stampo lombrosiano si radicano nella cultura argentina e si comincia a discutere di criminologia e le condizioni economiche cambiano, in particolare nelle grandi città, Buenos Aires, allora l'argomento si capovolge e l'immigrato viene analizzato come un tipo criminologico. Gli italiani e gli spagnoli in particolare sono dei tipi di soggetti particolarmente inclini alla violenza, al mancato rispetto delle regole, e quindi l'immigrato lì viene colpevolizzato avviando uno dei tipici processi, lo vedremo meglio negli Stati Uniti, che porta sostanzialmente alla criminalizzazione dell'immigrato come un soggetto potenzialmente pericoloso, facendo leva su argomenti di tipo criminologico e su dati statistici regolarmente falsi. E quindi nella sua, come dire, semplicità e linearità, l'esempio argentino è abbastanza significativo per far vedere come, no, in quella tensione tra il polo individuale e statale, in realtà sia sempre il polo statale che prevale, anche quando si riconosce la libertà individuale per un interesse economico. Ora uso qualche immagine e passo all'esperienza americana, vado verso la chiusura. Partono nel 1875 i primi Immigration Act negli Stati Uniti, cioè quelle norme che sono finalizzate a imporre clausole restrittive degli ingressi di soggetti considerati undesirable, ci sono dei soggetti non desiderabili. Le categorie di soggetti non desiderabili tra il 1875 e il 1924 aumentano incredibilmente. E vi faccio un elenco molto sintetico senza fare riferimento ai testi normativi per non annoiarvi più di quanto già non stia facendo. Allora, vengono considerati non desiderabili le prostitute, i criminali, i poveri, i lunatici, gli idioti, gli epilettici, gli imbecilli, le persone che hanno problemi mentali, coloro che probabilmente diventeranno un peso sociale, i lavoratori a contratto, i poligami, gli ammalati di una pericolosa malattia contagiosa, gli anarchici, i comunisti, i mendicanti di professione, i minori di 16 anni non accompagnati dai genitori, gli analfabeti e altri ancora. Ce ne sono alcune di queste clausole che a noi forse sembrano un po' assurde, cioè le persone che arrivano avendo già un contratto sono considerate non desiderabili. Noi negli ultimi anni ci viene detto che in realtà quella sarebbe una delle clausole di ammissione, immaginandosi che sia facile per un immigrante stipulare un contratto nel paese di origine. Nella caso americano, perché non lo era invece una causa di esclusione? Perché significava che il datore di lavoro in Europa stipulava un contratto di lavoro con manodopera a basso salario, a basso costo, a condizioni lavorative molto più vantaggiose per il datore di lavoro e svantaggiose per il lavoratore rispetto a quello che avrebbe potuto stipulare negli Stati Uniti rispettando le regole sindacali. La causa, una delle forze politiche che più insistentemente richiede regole restrittive degli ingressi sono i sindacati, le unions americane. Allora, queste sono le clausole che, ripeto, nel corso di 30 anni circa gradualmente aumentano le persone non desiderabili. Questa immagine che vedete, ci sono tanti cartoons cosiddetti, insomma disegni in quel periodo sulle riviste americane che raccontano il problema dell'immigrazione, questa fa vedere il dilemma dell'immigrazione, cioè l'immigrante in mezzo è contornato da persone, ciascuna delle quali ha in mano un foglio che dice: per me è un problema o per me è una risorsa? C'è il datore di lavoro che dice è manodopera a basso costo e quindi sono contento, c'è il rappresentante politico che dice mi porta voti e quindi bene che arrivi, l'ispettore sanitario che dice questo mi porta malattie, quindi c'è un siringone in mano per dire è un pericolo sanitario, oppure appunto c'è chi dice mi toglie il lavoro e per me è una minaccia. Rispetto alla fase iniziale in cui gli Stati Uniti sono considerati una terra promessa, dove tutti coloro che sono perseguitati sono accolti, possono entrare, dove c'è questa open door policy,
e questa è un'immagine degli anni 80 che fa vedere, no, i migranti europei che trovano rifugio negli Stati Uniti, oppure vedete alla vostra sinistra questo, lo zio Sam, come un grande arco attraverso il quale tutti possono passare. Diciamo, questa fase costruisce il mito cosiddetto del melting pot, cioè della capacità della democrazia americana di amalgamare e assimilare tutti gli arrivi. Nell'immagine di destra vedete che attraverso il cucchiaio degli equal rights, dell'uguaglianza giuridica, dei diritti paritari, è possibile amalgamare nella democrazia americana le persone che provengono da tutti gli stati. In quel contesto c'è un'unica eccezione, c'è l'irlandese che fa un po' fatica, è un po' rissoso, è un po' violento, però insomma complessivamente il sistema funziona. E poi inizia a diventare invece, vado rapidamente, chiedo scusa, ma insomma il tempo è poco, inizia a diventare un problema e si costruisce l'immagine dell'immigrazione come portatrice di pericolo. La più forte discriminazione è nei confronti dei cinesi, perché da subito parte una legislazione chiaramente a base razziale, 1882 il primo Chinese Exclusion Act, e questa immagine ci fa vedere una cosa abbastanza strana. In lontananza vedete la Cina, persone che rompono le mura di cinta della Cina per arrivare verso gli Stati Uniti, e da questo lato, il lato americano, viene costruito un muro per ostacolare l'ingresso, costruito per assurdo dalle persone che sono stati gli emigranti di prima, cioè c'è un irlandese, c'è probabilmente un italiano, c'è una persona di colore che con leggi contro la razza, gelosia, discriminazione, non reciprocità, stanno costruendo il muro di ostacolo all'immigrazione dei cinesi. E poi il pericolo per la democrazia americana, cioè l'idea che gli immigrati siano come topi che mettono a rischio le nostre idee e le nostre istituzioni politiche. E quindi rispetto a questo bisogna proteggersi. I sovrani europei che ballano e festeggiano perché stanno spedendo verso gli Stati Uniti il peggio degli scarti della loro popolazione, e gli Stati Uniti no, non possono ricevere come una discarica ciò che i sovrani europei ci mandano: la mafia, la camorra, la criminalità. Questa appunto, no, la discarica senza freni, stiamo diventando una discarica senza freni. C'è il problema dell'immagine del migrante che porta malattie, no? Invece dei cannoni per proteggere le coste americane nei confronti della nave che arriva con la morte che simboleggia le malattie, c'è questo Board of Health, questa commissione sanitaria che sta andando verso la nave, e invece dei cannoni ci sono delle bottiglie che hanno dei sieri e dei vaccini. La paura delle malattie portate dai migranti. E poi c'è questa immagine che, secondo me, io la considero forse la più significativa. Allora, uno degli argomenti che viene più spesso utilizzato, lo fa per esempio anche un testo che si intitola Criminals and Paupers, da fine dell'Ottocento, è l'idea che la democrazia americana non è più in grado di digerire gli stranieri, no? Il melting pot è finito, abbiamo raggiunto il punto di saturazione, non riusciamo più a digerirli, cioè ad amalgamarli. Questa immagine vedete un cinese e un irlandese. Il grande pericolo di questo periodo è che lo zio Sam, cioè gli Stati Uniti, vengano ingoiati, e come se stessero mangiando uno spaghetto stanno questi due stranieri mangiando l'americano, fino a un punto in cui l'americano non esiste più e i due stranieri si sono fusi in un'unica persona che è un ibrido, che si conclude con, no, il problema risolto. Di fatto gli Stati Uniti, l'americano, l'identità americana è stata ingoiata. Allora, qual è qui il discorso più complesso che sta dietro ai testi giuridici che corrispondono a questa mentalità? L'idea che cosa sia la mentalità americana o chi sia l'americano che viene ingoiato non si sapeva chi fosse, lo si sta inventando in questo momento. Il buon americano è qualcuno che poi diventerà l'emblema della WASP Society, cioè bianco, anglosassone, protestante, ma che viene costruito in questo momento in opposizione all'arrivo della seconda ondata di migranti, non quelli che vengono dall'Inghilterra e dall'Olanda, ma quelli che arrivano dall'Italia, dalla Polonia, dalla Grecia, che hanno costumi e tradizioni diverse, una cultura diversa, eccetera. Ci sono due leggi, vado in chiusura, che concludono questo insieme di norme restrittive: il literacy test, cioè il test che richiede la conoscenza di una lingua, non l'inglese, una lingua qualsiasi, anche lo Yiddish se si è ebrei, introdotto nel 1917 dopo una serie di veti del presidente americano,
e qui vedete, no, invece del cannone c'è la penna stilografica, l'idea è: se non sei alfabetizzato farai fatica a trovare lavoro, diventerai un peso sociale, dobbiamo respingerti. Oppure il sistema delle quote introdotto prima nel 21 e poi nel 24, che prevede che possa entrare negli Stati Uniti nel 1924 il 3% della popolazione di una certa nazione corrispondente al censo del 1876. Significa: quanti italiani vivevano negli Stati Uniti nel 1876? 100, ne entrano 3 nel 1924. Ovviamente, perché si retrodata il censo al 1876? Perché in quel momento era forte la presenza di inglesi, irlandesi, quindi provenienti da tradizioni simili di common law, e invece molto bassa la presenza di sud europei. Allora, in chiusura, quali considerazioni possiamo fare? L'impressione che possiamo dire è: sono servite queste leggi restrittive? Se andiamo a vedere le statistiche, no. Hanno consentito di non fare entrare, di respingere, poi c'è una parte di legislazione di cui non ho parlato, cioè che consente di deportare una ridottissima percentuale, parlano di 3-4% di immigranti. Quindi dal punto di vista dell'effettività queste norme sono state quasi nulle. Dal punto di vista della retorica politica, del voti conquistati per essere eletti al Congresso, del discorso nella pubblica opinione sulla paura e la criminalizzazione dei migranti, invece sono state molto efficaci, perché hanno consentito di costruire un modello di cittadinanza in contrapposizione all'arrivo degli stranieri. Per cui il tempo è finito, se ritorno alla mia domanda iniziale, come vi dicevo, avevo anticipato le conclusioni, prevale la libertà individuale, prevale il polo statale, nel periodo che ho cercato di analizzare, da qualsiasi parte lo si guardi, l'impressione che prevalga il polo della sovranità statale sui confini. Vi ringrazio. Michele Pifferi ha fatto questa grande, bella relazione, e anche con queste illustrazioni che ci fanno capire che cominciavano ad acquisire nella comunicazione politica una grande importanza. Temi sono quelli che abbiamo visto, che spostati un po' nel tempo, questo problema un po' delle convenienze demografiche, ecco, quello sì è un tema che abbiamo avuto anche noi, insomma, noi abbiamo ospitato comunità albanesi nel Regno del Sud, nel Regno di Napoli, perché ce n'era bisogno, e le abbiamo ancora adesso, le comunità che parlano albanese e sono di rito cattolico greco. E non hanno dato, credo, mai nessun problema, ecco, sono rimasti molto legati alla loro identità, però ci sono. Mentre le categorie a rischio le troviamo anche nelle città medievali, appunto al primo sintomo di peste che si manda fuori: prostitute, ebrei, vagabondi, questo era normale, bisogna purificare la città, non avere responsabilità, problemi di questo genere, e così forse si ottiene la protezione divina dalla, ma non dobbiamo avere elementi inquinanti appunto in città. Bene, a questo punto siamo sempre un po', ma insomma, ecco, cerchiamo di arrivare non tardissimo con queste ultime due relazioni. Laura Palazzani della LUMSA, nota per le sue cose bioetiche, per tutto il suo impegno, i suoi libri, ci parla di immigrazione, bioetica, regolazione giuridica. Prego. Grazie. Allora, innanzitutto grazie alla professoressa Agata Amato per avermi invitato a questo convegno, veramente di grandissimo interesse. E mi sono sentita un po' in dovere di partecipare, non solo per la stima e l'amicizia che mi lega ad Agata, ma anche perché di fatto questo è un tema che è al centro del dibattito della bioetica. Lo stiamo discutendo al Comitato Nazionale di Bioetica, come ben sanno Francesco D'Agostino e Salvatore Amato. È un argomento posto nell'agenda del Gruppo Europeo di Scienza, Etica e Nuove Tecnologie della Commissione Europea, ed è un argomento oggetto di discussione al Comitato di Bioetica dell'UNESCO, quindi a diversi livelli, nazionale, europeo e internazionale, è un tema oggetto di riflessione. Domanda: ma perché la bioetica si occupa di questo tema?
Domanda legittima, perché noi nella cultura occidentale, possiamo dire, pensiamo sempre che la bioetica è nata negli anni 70 negli Stati Uniti, si occupa dei temi di frontiera, cioè le nuove tecnologie, l'avanzamento rapido delle nuove tecnologie, e se dovessimo fare un elenco dei temi di bioetica penseremmo subito tecnologie riproduttive, ingegneria genetica, accanimento tecnologico, per aggiungere poi nuovi temi, neuroscienze, biometria, robotica, intelligenza artificiale, eccetera. In realtà la bioetica non è solo questo, cioè la bioetica è, come dice la parola, etica della vita, riguarda la vita, la morte, la salute, e qui mi ricollego alla relazione precedente, la salute, la malattia, il dolore, la sofferenza, e questo tema è un tema che non ha confini temporali, riguarda la storia dell'uomo, e non ha neanche confini geografici, siamo l'Istituto di Geografia, quindi è chiaro, non ha confini politici e culturali. Ecco perché la bioetica viene chiamata questa parte della bioetica la bioetica quotidiana, è una bioetica che riguarda l'uomo in quanto tale, è al centro della discussione. E addirittura nell'ambito della bioetica è nata una, diciamo, un ambito specifico che è denominato bioetnoetica, cioè che ha cominciato a studiare in modo anche specifico quali sono le specificità dei problemi salute, malattia, vita, morte, dolore, sofferenza nelle diverse culture. Ma questo non solo per un interesse, come dire, etnologico, etnografico, antropologico, culturale, ma proprio perché la bioetica si occupa di problemi che vanno al di là dei confini, ecco, si diceva statali, cioè sono problemi che vanno oltre, sono problemi anche globali. Vi cito qualche esempio. Sperimentazione farmacologica internazionale, possiamo dire anche intercontinentale, nei paesi in via di sviluppo. Il problema delle pandemie, è chiaro che non può avere confini nazionali. Il problema delle vaccinazioni, oggi se ne discute molto, l'eradicazione di una malattia deve coinvolgere tutti, quindi non solo le singole nazioni. I problemi ecologici, ambientali, sono problemi per loro natura globale. Quindi la bioetica non può limitarsi agli orizzonti della propria nazione, della propria cultura. Al tempo stesso questo enorme fenomeno che ci è stato descritto in modo chiarissimo anche nelle cifre questa mattina, cioè siamo di fronte ad un tale movimento di popolazione, non dico solamente in Italia, ovviamente viviamo l'immigrazione in modo estremamente forte, acuto, come una grande emergenza, ma in tutto il mondo c'è un movimento di popolazione e questo evidentemente solleva una serie di problemi, perché operatori sanitari e i destinatari della salute appartengono molto spesso a culture, ad etnie diverse. E quindi qual è la proposta della bioetica a fronte di questo scenario che diventa sempre più complesso anche da un punto di vista quantitativo e sempre più urgente da risolvere? Diciamo che nella bioetica ci sono diversi paradigmi, no? Siamo una visione pluralistica, diversi paradigmi che hanno affrontato questo problema del rapporto tra le diverse etnie, le diverse culture nel movimento migratorio delle popolazioni in modo diverso. Quindi io mi soffermerò, per ragioni anche di tempo, come dice il nostro Presidente di questa sessione, mi soffermerò su tre paradigmi particolari, facendo degli esempi pratici, degli esempi concreti, per farvi capire la natura del fenomeno che si sta discutendo oggi nel campo della bioetica. Un primo paradigma è quello che non si autodefinisce, ma altri lo definiscono, la bioetica etnocentrica, cioè la bioetica, possiamo dire, imperialista, colonialista, ma non nel senso del colonialismo dolce di cui si parlava prima, ma di un colonialismo forse selvaggio. Cioè la bioetica che assolutizza una visione culturale e che la impone ad altre visioni culturali che sono ritenute inferiori. A volte questa accusa viene mossa proprio nei dibattiti di bioetica globale, non lo nascondo, alla bioetica occidentale. Noi molto spesso nell'ambito della bioetica facciamo sempre riferimento ai principi, qualcuno li chiama il mantra della bioetica angloamericana: autonomia, beneficenza, non maleficenza, giustizia. Sì, ma il principio di autonomia è un principio che nasce da una matrice individualistica. E cosa ne pensano le culture che invece non sono individualistiche ma sono proprio costitutivamente comunitarie, cioè che vivono anche decisioni che riguardano salute e malattia da un punto di vista della comunità, della collettività?
Quindi molto spesso la bioetica occidentale viene accusata di essere etnocentrica, cioè di porre al centro la propria cultura, la propria etnia, di essere imperialista colonialista, accusa pesantissima che è stata mossa soprattutto nell'ambito di un tema che abbiamo affrontato al Comitato Nazionale di Bioetica, che è la sperimentazione farmacologica nei paesi in via di sviluppo. Moltissima sperimentazione di farmaci avviene nei paesi in via di sviluppo, dove, guarda caso, le popolazioni vivono in una condizione di povertà, hanno fame, sete, non hanno accesso ai servizi sanitari, vivono in condizione di analfabetismo. Quindi come facciamo noi a imporre il consenso informato a popolazioni che non sanno leggere, non sanno scrivere e che non hanno il senso dell'autonomia, dell'individualità, perché loro vogliono che sia il capo tribù a decidere per loro? Ecco perché si è parlato di ethics dumping, l'ho visto intravisto in una delle tue slide, delle tue illustrazioni, cioè di proprio colonializzazione in qualche modo anche della bioetica, che a volte, anziché essere chiamata dolce, è chiamata anche selvaggia. E questo è un aspetto che evidentemente qualcuno ha preferito in modo soft parlare di bioetica paternalistica, ma è un rischio della bioetica, diciamo, della bioetica occidentale. Ecco perché nasce un altro paradigma nell'ambito della bioetica, che è quello multiculturale, che prende le distanze dall'etnocentrismo. Quindi bisogna cogliere quale che sia l'etnia, quale che sia la cultura, perché tutte le culture sono da porre sullo stesso piano. Non c'è una superiore e le altre inferiori, non c'è un modello imposto di assimilazione, ma l'idea è che ogni cultura debba potersi esprimere nel maggior modo possibile. Questa è un'idea che è stata portata avanti da molti teorici nella bioetica, citerei soprattutto Engelhardt con la sua famosa espressione stranieri morali, perché ritiene che poi ogni individuo è straniero rispetto all'altro, ma ognuno deve poter esprimere pienamente la propria visione culturale. Un modello, questa bioetica, diciamo, multiculturale, ha proposto un modello esattamente opposto a quella etnocentrica. Quella etnocentrica imponeva in qualche modo l'assimilazione. Questo invece è un modello che ha portato alla separazione. Di fatto, Engelhardt propone negli Stati Uniti gli ospedali etnici. Certo, una bella soluzione. Operatori sanitari, destinatari delle cure, appartengono alla stessa cultura, alla stessa etnia, quindi non c'è neanche un problema sanitario di organizzazione sull'alimentazione, le cure, la presenza di donne, medico per donne, perché il problema viene risolto all'interno della cultura. Ma si pongono altri problemi, perché una visione multiculturale di questo genere, che ha chiare radici relativistiche, significa anche che bisogna accettare quale che sia la richiesta di quale che sia la cultura. Dunque, evidente anche mutilazioni genitali femminili, anche rifiuto di trasfusione di sangue, anche selezione del sesso, prima citava Agata nell'introduzione, tutto ciò che viene richiesto da una cultura deve essere accolto. Il medico è obbligato, in una visione quasi contrattualistica, a portare a termine le richieste di una cultura. Beh, è chiaro che se il modello etnocentrico presenta delle perplessità, ovviamente, no, nell'imposizione, anche a livello multiculturale, la bioetica multiculturale presenta delle perplessità, perché l'ospedale etnico certamente non favorisce l'integrazione e al tempo stesso è un modello che non risolve il problema del conflitto, perché quando visioni culturali diverse si manifestano e sono esattamente incompatibili, è chiaro che il problema deve essere risolto. Ecco perché nasce nell'ambito della bioetica il terzo paradigma, che è il paradigma della bioetica chiamata anche transculturale, metaculturale, interculturale, cross-cultural nella letteratura anglosassone, che cerca di prendere le distanze sia dall'etnocentrismo che dal multiculturalismo. Noi l'abbiamo usata anche all'interno del parere che stiamo ancora discutendo al Comitato Nazionale di Bioetica, abbiamo usato l'espressione bioetica interculturale. Cosa significa con bioetica interculturale? Come dice la parola stessa, l'idea è che non si debba imporre una cultura, ma che non tutte le culture devono essere assolutamente, acriticamente accolte, ma che ci sia e ci debba essere un filtro in qualche modo nel rapporto tra le culture. Ma il filtro non è il punto di vista di una cultura rispetto al punto di vista di un'altra cultura, ma il filtro non può che essere richiamo all'orizzonte dei diritti umani fondamentali. Ecco perché la bioetica interculturale propone come principio chiave il principio di uguaglianza.
ogni essere umano, quindi a prescindere dalla sua appartenenza culturale, dalla sua appartenenza etnica, dall'essere migrante, profugo, richiedente asilo, non importa, ha gli stessi diritti di qualsiasi altro essere umano. Questo non significa non considerare la differenza, certo che la differenza culturale deve essere tenuta in considerazione, quindi non è vincolante in modo assolutamente forte. Rubo questa espressione dalla Convenzione di Oviedo sulla bioetica e la biomedicina, che parla di tenere in considerazione, quindi non posso ignorarla, ma non l'assolutizzo, la riconosco e cerco di pormi in rapporto in che modo? In un rapporto che sia appunto di integrazione, di mediazione tra le culture. Direte voi, sì, bella proposta, teoricamente funziona, ma come si applica nella realtà? Ovviamente non è facile applicarlo, vi darò qualche indicazione su come è stata applicata nella realtà. E riprendo qualche esempio che ho già fatto, così per far vedere un altro punto di vista sugli stessi problemi. Sperimentazione farmacologica nei paesi in via di sviluppo, che poi è lo stesso problema della sperimentazione farmacologica che oggi si fa anche sulle popolazioni immigrate, perché il problema è analogo, sia che andiamo all'estero sia che altri vengano da noi. Al Comitato Nazionale abbiamo affrontato questo tema e abbiamo detto che in questi casi, quando abbiamo di fronte popolazioni che rientrano in una categoria detta di particolare vulnerabilità, bisogna avere delle accortezze etiche particolari. Ovviamente va sempre garantita la sicurezza e il benessere, perché c'è sempre un bilanciamento rischi-benefici complesso. Ogni volta che, sappiamo bene, ogni farmaco già ha dei rischi e degli effetti collaterali, figuratevi quando ancora non è stato sperimentato, quindi i rischi sono alti. E quindi non è che possiamo strumentalizzare una persona solo per il fatto che non è a conoscenza di questi rischi, o che magari partecipa alla sperimentazione solo per avere accesso ad una struttura sanitaria. E allora l'idea è che innanzitutto, il punto questo, innanzitutto bisogna garantire un'equità di accesso alle cure, bisogna fare una sperimentazione su malattie che possono avere anche una diretta incidenza positiva sui migranti, sulle popolazioni. Bisogna pensare ad un consenso informato diverso da quello che abbiamo noi, cioè un consenso informato che sia attraverso i rappresentanti delle diverse culture, attraverso i mediatori culturali che ci aiutano a capire quali sono le esigenze della cultura con cui ci confrontiamo, senza pretendere la firma del consenso, ma creando un dialogo appunto interculturale, con anche dei benefici, si parla di benefit sharing in un documento interessante dell'UNESCO, di un comitato di bioetica dell'UNESCO, cioè condividendo i benefici con le popolazioni che hanno partecipato alla sperimentazione e che quindi poi consentono di avere un farmaco di cui poi tutta l'umanità ne può avere un beneficio. Altro esempio può essere legato alle mutilazioni sessuali, anche su questo abbiamo fatto un parere al Comitato Nazionale dicendo che certamente questo va contro i diritti dell'uomo e i diritti della donna, cioè va contro anche il dovere deontologico della medicina, perché si tratta di interventi che sono fortemente lesivi dell'integrità fisica e psichica della donna e dunque non possono essere accolti. Non possono essere accolti semmai aiutando, diciamo, la cultura a sublimare il significato che veicola questa pratica, perché certamente ha un significato culturale, che è il tema della castità coniugale, ma deve essere veicolato in una modalità che non sia lesiva rispetto all'integrità fisico-psichica. Altro tema che abbiamo affrontato nell'ambito della bioetica interculturale, quello del rifiuto delle trasfusioni di sangue, anche questo quando si tratta di trattamenti sanitari salvavita è sempre una decisione estremamente delicata, ma soprattutto questo avviene quando diciamo il medico, ci sia un obbligo da parte del medico non solo di recepire una richiesta ma anche di dialogare con il paziente per comprendere se questa richiesta proviene solo da un'esigenza di coerenza culturale o se ci sia invece una profonda convinzione a questa pratica. Ci sono molti studi su questo e anche molte diverse prese di posizione da un punto di vista anche giudiziale. Bene, in conclusione posso dire che, ancora rubo qualche minuto, nell'ambito della bioetica interculturale il focus deve essere la salute dell'uomo, a prescindere da qualsiasi altra caratterizzazione dello status, e sempre nella considerazione che la salute
deve essere considerata con quelli che vengono chiamati oggi i determinanti della salute, perché la salute non è solo la salute fisica, è anche la salute psichica e la salute sociale, cioè il contesto di riferimento. Quindi ciò che davvero serve oggi nell'ambito della bioetica interculturale è una forte presa di posizione a tutela della salute di tutti gli esseri umani e quindi anche degli immigrati, la tutela della salute con atteggiamenti di particolare attenzione nei confronti di chi si pone in una condizione di particolare vulnerabilità a causa, per esempio, di una scarsa formazione e informazione dal punto di vista medico. Leggevamo recentemente un bellissimo documento che è stato portato avanti dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Superiore di Sanità, che sono le linee guida sostanzialmente che sono state scritte anche insieme a tutte le società scientifiche mediche per l'accoglienza e per il momento dell'accoglienza dei migranti, no? Per avere delle linee guida uniformi. E una cosa molto interessante che è emersa è questa, cioè quando si fa una visita medica all'immigrato non deve essere imposta, ci deve essere un consenso, non si deve fare una visita medica solo per vedere se ha delle malattie infettive oppure no, perché questo è evidente, no? Lo si fa per tutelare la società che accoglie e non il migrante, quindi la visita medica deve essere complessiva per la salute del migrante e soprattutto il referto medico non deve essere usato per l'espulsione, cioè non può essere una ragione di espulsione. E questo per dire come ci sono tante dimensioni, questo è stato anche un elemento presente nel documento dell'UNESCO, tante dimensioni che riguardano la salute e l'accoglienza del migrante proprio in questa prospettiva interculturale. Da un punto di vista della regolazione giuridica non devo dire nulla, perché? Perché c'è la regolazione giuridica, cioè mentre nel campo della bioetica quando parliamo di biogiuridica dobbiamo sempre dire mancano le norme oppure le norme sono obsolete, noi in realtà abbiamo tantissime norme che parlano di diritto alla salute. Se pensiamo dall'atto di costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si parla di highest attainable standard of health per tutti gli esseri umani, quindi veramente un obiettivo ampio che poi viene ripreso dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, da tante carte proprio sulla diversità culturale che sono state emanate da organismi internazionali. Cito solo due dei documenti che in bioetica vengono sempre citati a livello internazionale, che è la Dichiarazione Universale di Bioetica e Diritti Umani dell'UNESCO del 2005 e la Convenzione sui diritti umani sulla biomedicina e diritti umani del Consiglio d'Europa del 1997. Sono in questi due documenti c'è un forte richiamo al diritto alla salute dell'uomo in quanto tale, a prescindere da qualsiasi altra diversificazione culturale. In Italia, oltre a tutte le regolazioni europee che stamattina con molta precisione ci ha riferito il professor Mangiameli, quindi non entro in queste, ma a livello italiano abbiamo anche, cito il decreto legge del 98, l'accordo Stato-Regioni del 2012, che riconosce il diritto all'accesso alla salute al migrante, sia con i documenti, sia senza documenti, a diversi livelli. Quindi noi dal punto di vista giuridico le regole le abbiamo, il problema è l'applicazione delle regole, che spesso è disomogenea dal punto di vista del territorio e spesso porta a situazioni di eterogeneità. A volte anche c'è un eccesso di burocratizzazione e il migrante, essendo molto spesso l'immigrato, anche ha paura nell'approccio al servizio sanitario nazionale e questa paura di poter essere considerato colui che porta delle infezioni e delle malattie si sottrae alle visite mediche anziché usufruire di tutto ciò che gli è garantito dal punto di vista sanitario. Quindi, in conclusione, il vero tema oggi della salute e dell'immigrazione è un tema che deve scuotere le coscienze dal punto di vista globale. Qui mi richiamo a quanto diceva la professoressa Amato all'inizio di questa di questo incontro, la globalizzazione dell'umanità. Questo è veramente un tema globale di cui noi dobbiamo prendere tutti coscienza. In Italia la stiamo prendendo coscienza perché è un fenomeno che è impossibile che noi non prendiamo coscienza dell'emergenza di questo fenomeno, ma piano piano lo dovrà fare anche l'Europa, lo dovrà fare il mondo, perché questo è un tema che ci lega tutti e che per forza necessita, oltre che gli strumenti giuridici, anche strumenti soprattutto di solidarietà, di cooperazione internazionale. Grazie. Grazie molte alla professoressa
Laura Palazzani, che per questa ampia disamina e queste tre differenti punti di vista, che sono naturalmente fondamentali, credo che tutti ci ritroviamo in quello interculturale naturalmente, e come la sottolineatura appunto della già esistenza degli strumenti normativi è un problema poi di questa discrasia tra le previsioni appunto e le applicazioni ed eventualmente la disponibilità dei mezzi materiali per poter intervenire in tantissime situazioni, creando poi quelle forme di concorrenza con i cittadini che sono appunto quelle che poi turbano un sereno discorso interculturale. Comunque questo è già un punto, qui ci siamo occupati di assistenza sanitaria, ora invece arriviamo a qualcosa di ben meno problematico, perché il Vittorio Piscitelli, commissario straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, quindi siamo a una fase ben estrema, ci parla della identificazione delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo, la sfida raccolta dall'ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Prego, prego commissario. Grazie Presidente Ascheri, e ringrazio innanzitutto l'Università di Tor Vergata per aver messo su, organizzato questo interessantissimo convegno. Credo che sia proprio questo il luogo, no? Il luogo più titolato per cercare di esaminare queste problematiche così attuali, così dibattute, e cercare idonee soluzioni con un approccio che non possa che essere scientifico, visto che siamo in un ateneo in questa sede e visto anche lo spessore di tutti i relatori. Si sente? Ci si, penso, vero? È rosso? Guarda, sì, è rosso? Ecco, sì, sì, allora. Visto anche lo spessore di tutti i relatori che mi hanno preceduto e quelli che poi mi seguiranno. E l'auspicio è che da qui naturalmente possano venire contributi scientifici, cioè qualche soluzione, anche più soluzione, proprio perché per sottrarre appunto questo problema al dibattito che è fuori da questo contesto e che prende altre strade, come possiamo ben vedere, perché si parla più alle pance piuttosto che alle menti, che insomma che al cuore, e quindi si prendono strade che portano verso soluzioni un po' come quelle che abbiamo poco fa sentito dalla professoressa Di Simone, però appartenevano al Medioevo e comunque anche in quell'epoca non è stato sempre così. Ho visto che ci sono state anche sin da allora delle punte avanzate di civiltà. Io ritengo che il nostro paese comunque attualmente sia una punta avanzata, sia la punta avanzata di civiltà della nostra Europa, perché le nostre tutele e tutta l'attività che stiamo facendo nell'accoglienza, visto che siamo soli in quanto porta del Mediterraneo, porta dell'Europa, cioè siamo soli, siamo stati lasciati soli, tutto quello che stiamo facendo appunto ci inorgoglisce, perché ci fa sentire ancora di più il peso e la responsabilità proprio di essere stato tra i fondatori di questa comunità europea. Il mio argomento, cioè l'argomento che tratto, è un argomento un pochino più pratico, più tecnico che non giuridico, e quindi vi chiedo scusa se vado un po' a braccio, perché mi rendo conto che siamo arrivati a un'ora in cui è un po' difficile anche catturare la vostra attenzione, perché abbiamo un po' sforato con i tempi, però diciamo è un argomento che ha avuto una delicata fase iniziale di avvio, proprio perché non era scontato questo approccio, non era scontata la competenza del mio ufficio su questa delicata materia, proprio perché pur essendo stato, anzi chiaro, sin dall'inizio dell'istituzione di questo ufficio, che è nato solo nel 2007 per occuparsi della gestione del fenomeno delle persone scomparse, che prevalentemente riguardava gli italiani allora, non certo, non si immaginava che fosse un problema che poi fosse più riferito agli stranieri che non agli scomparsi domestici. Pur essendo chiaro sin dall'inizio che si dovessero cercare le persone anche tra i cadaveri non identificati, quindi tra le persone non sempre più in vita, tant'è che fu istituito da subito il registro nazionale dei cadaveri non identificati dal primo commissario,
Recentemente invece, quando si è trattato di identificare i corpi degli immigrati naufragati nel Mediterraneo, c'è stato un pochino di dibattito, per non dire discussioni, se non polemiche, anche all'interno delle stesse istituzioni nostre, perché non sembrava una cosa di cui questo ufficio si dovesse occupare. Noi siamo stati invece costretti a farlo proprio sulla minaccia di una denuncia, di una esposizione proprio a livello di Corte Europea dei diritti dell'uomo, a cui alcune associazioni di questi stranieri e altre associazioni non governative ci volevano far carico, proprio perché si riteneva che l'Italia paradossalmente non avesse fatto molto all'indomani delle tragedie dei due naufragi del 3-11 ottobre del 2012, quelle appunto di Lampedusa. Dico paradossalmente perché il nostro paese aveva da subito fatto, anzi la polizia scientifica prima ancora di tutti, aveva fatto la profilazione scientifica, la profilazione del DNA su tutti i corpi non identificati fino allora, proprio facendo uno sforzo notevole sia dal punto di vista delle risorse umane, perché la scientifica ha una struttura diciamo idonea alla ricerca di prove di reati, non certo per i disastri di massa come in questo caso, e anche dal punto di vista economico, perché è stato un esborso, un costo notevole fare questa profilazione. Ciò non di meno eravamo accusati di non aver fatto nulla quasi alla vigilia del primo anno della ricorrenza diciamo di questa immane tragedia per favorire l'identificazione di questi corpi, e ce lo chiedevano da più parti, ce lo richiedeva la stessa Eritrea, perché erano quasi tutti eritrei i cittadini, i profughi annegati nel Mediterraneo, oltre che a queste associazioni prepotentemente. E allora siamo stati costretti a fare da subito una riflessione, cioè come mai non fosse più necessario, pur avendo fatto la profilazione di DNA, non fosse più sufficiente a ritenersi con la coscienza a posto, e anche di fronte a un ricorso da presentarsi davanti alla Corte di Giustizia Europea. E in effetti poi è bastato sentire un poco, ancora una volta, no, gli addetti ai lavori, cioè chi di questa materia si occupa, e quindi il Labanoff di Milano, da sempre avendo un know-how abbastanza datato, per capire che in realtà c'era qualcos'altro da fare. Da qui il titolo del mio intervento, no? La sfida raccolta dal commissario, che può sembrare lì per lì un po' autoreferenziale, in realtà no, è stata una vera sfida, perché siamo stati attaccati, cioè siamo stati costretti quasi a inventarci qualche cosa per difenderci da questa calunnia che non meritavamo, insomma. E quindi abbiamo scoperto delle metodologie nuove, grazie al Labanoff di Milano e alla professoressa Cattaneo, cioè metodologie innovative, ma già validate a livello forense, a livello di UAE, a livello Interpol, che ci consentissero di poter fare anche delle identificazioni con un raffronto tra i dati antemortem e i dati postmortem. In realtà il lavoro fatto dalla scientifica poi non era stato limitato soltanto alla profilazione del DNA, avevano fatto anche dei rilievi fotodattiloscopici su tutti quei corpi, e quelle immagini, non belle sicuramente, sono state così catalogate in un book fotografico con grande diciamo maestria, con grande attenzione da parte del team della professoressa Cattani, e predisposti per dei colloqui. Colloqui che sono avvenuti, i primi sono avvenuti addirittura in un ufficio a fianco al mio a Roma, su via Cavour, in un ambiente protetto sempre di polizia, con l'assistenza di psicologi, di medici, proprio perché si trattava di sottoporre questi parenti che venivano dai paesi, da alcuni paesi europei dove sono presenti le diaspore. Diciamo sono venuti, e quindi si trattava di assistere in questi colloqui che non erano facili. Qualche persona, una mamma ricordo, ha dovuto riconoscere i corpi di ben 4 figli che aveva perso in quei 2 naufragi. Quindi sono stati fatti i primi colloqui e si è arrivati di lì a poco tempo al riconoscimento di ben 16 cadaveri, qualcuno addirittura disconosciuto, perché una metà di questi corpi, erano ben 387 sommando i due naufragi, la metà erano stati riconosciuti su base testimoniale, su prova testimoniale, l'altra parte invece erano rimasti sconosciuti. Né la Procura della Repubblica di Agrigento aveva mostrato interesse a proseguire in quest'opera, ritenendo che la competenza loro, di quell'ufficio, non fosse necessariamente
messa in discussione, nel senso che noi abbiamo cercato le prove del reato, i colpevoli del reato, e abbiamo identificato alcuni corpi, e questo per noi è sufficiente, cioè si ritenevano assolti da ulteriori colpi e indicavano proprio nel mio ufficio invece il responsabile della prosecuzione di queste attività per arrivare all'identificazione degli altri corpi. Quindi ci siamo sentiti anche in questo modo, pure in casa, chiamati in causa, e abbiamo proseguito appunto forti di queste nuove metodologie. In realtà questi primi colloqui poi hanno mostrato altre difficoltà insorgenti. Perché? Perché sicuramente avevamo potuto contare sulla disponibilità di alcuni parenti a recarsi in Italia dall'Europa, perché erano già fuori ormai dal contesto eritreo, ma siccome la maggior parte dei parenti sono ancora nelle zone di origine, abbiamo capito da subito che era impossibile pensare che si potessero mai recare da noi per cercare di esaminare queste foto e quindi poterci consentire di procedere al riconoscimento. Allora ci siamo inventati un protocollo anche con le Croce Rosse, quella internazionale e quella italiana, per cercare di raggiungere nei posti di origine, per far sì che sotto traccia, diciamo, no, con un livello di protezione altissimo, senza parlare attraverso le autorità locali, le istituzioni locali, fossero gli avamposti che la Croce Rossa italiana e quella internazionale hanno in questi luoghi, fossero raggiunte le famiglie, i villaggi dove si sapeva che ci fossero state queste partenze senza conoscerne poi più l'esito, e far capire loro che anche a distanza, pure per posta elettronica o attraverso appunto la Croce Rossa, era possibile far provenire a noi o immagini ante mortem o addirittura tamponi boccali per cercare di fare la profilazione come ultima razio sui parenti in vita, che fossero i parenti ovviamente indicati in un nostro avviso che avevamo in più lingue, anche nella lingua di origine loro, fatto pervenire sempre attraverso la Croce Rossa e attraverso anche le nostre sedi diplomatiche a queste persone, a queste famiglie. Quindi è stata una vera sfida in questo senso. Poi vi è stata anche, diciamo, l'altro fenomeno annunciato dal governo, che si voleva recuperare il barcone naufragato il 18 aprile con quasi 900 persone a bordo. In quella fase invece abbiamo potuto contare su una pianificazione, perché i tempi di recupero avevamo capito che sarebbero stati abbastanza lunghi, era un'operazione che andava prima di tutto programmata e poi realizzata, e così abbiamo potuto mettere in piedi ben due altri protocolli. Cioè abbiamo fatto un protocollo, e devo ringraziare il professor Noel, che non c'è assente, ma è stato lui una parte molto attiva, perché attraverso la conferenza dei rettori e il MIUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in questo protocollo abbiamo potuto assicurare la partecipazione su base volontaria di, diciamo, di scienziati, di medici antropologi, di genetisti, di anatomopatologi, dei maggiori atenei, circa 20 atenei, per questa operazione umanitaria di identificazione di questi corpi, attesa la enorme quantità numerica, perché parlavamo appunto di circa 900 corpi, e dovevamo assicurare in tempi rapidi questa operazione, quindi era necessario mettere insieme più squadre, e lo abbiamo fatto in questa base NATO di Melilli, nel porto di Augusta, che è stato un esempio di grande sinergia interistituzionale, devo dire, qualcosa di cui essere fieri, perché oltre alla parte, diciamo, scientifica, cioè agli atenei, vi hanno preso parte anche i vigili del fuoco, la guardia costiera, ci sono state le ASL locali che hanno messo a disposizione le attrezzature, la stessa marina militare che, dopo aver fatto le operazioni di recupero del barcone e di averlo portato nel porto di Augusta, poi si è preoccupata di ospitare in maniera comoda e agevole anche tutti questi medici, che potevano così lavorare serenamente a questa grande operazione umanitaria. Quindi c'è stata una pianificazione che ci ha consentito così di affrontare in maniera completa, in maniera programmata, in maniera molto molto efficace quest'altra operazione. Poi successivamente abbiamo dovuto stipulare altri protocolli, e abbiamo coinvolto anche il Ministero degli Esteri, il Segretario Generale, per fare sì che poi la Croce Rossa italiana e quella internazionale, nell'opera di raccolta anche qui dei dati antemortem da poter confrontare con quelli post mortem che c'eravamo grazie a questa operazione, con questa partecipazione volontaria di tutti questi medici, dei maggiori atenei procurate, si potesse fare questa raccolta per il confronto necessario per avviare questa fase ancora più delicata e difficile, che è la fase B.
E anche questi protocolli sono stati fatti, devo dire, con grande partecipazione anche da parte del Ministero degli Esteri, perché attraverso le sedi diplomatiche appunto noi potessimo garantire una forma di assistenza alla Croce Rossa italiana, alla Croce Rossa internazionale, ma soprattutto nei paesi dove non vi sono neanche sedi diplomatiche. E lì non abbiamo esitato anche a mettere, ad unire alla nostra squadra anche l'Organizzazione internazionale dei migranti, abbiamo messo insieme la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale, insomma abbiamo chiesto ed ottenuto disponibilità, aiuto da parte di tutte queste organizzazioni non governative proprio per cercare di ampliare sempre più lo spettro, lo specchio di azione della nostra attività per riuscire a dare un nome a questi corpi. Un'operazione difficilissima sicuramente che è appena cominciata e di cui speriamo ben presto di poter offrire anche risultati che poi hanno, sono stati molto molto auspicati anche dalla comunità, dall'associazione mi pare dei genetisti, perché credo che avere la disponibilità di questi dati genetici, di queste profilazioni genetiche, del DNA di queste popolazioni così lontane da noi, parliamo della Costa d'Avorio, del Ghana, della Guinea Bissau, insomma parliamo di veramente di popoli dall'altro lato del mondo, è stato ritenuto di un interesse scientifico molto molto elevato, quindi abbiamo potuto contare anche su questa disponibilità motivata, non proprio disinteressata, anche della comunità scientifica. Quindi un'operazione che è partita e speriamo di concludere con questi risultati. Poi a un certo punto nel dibattito che ne è sorto, politico anche e soprattutto, ci siamo trovati anche a dover giustificare quasi insieme al governo e forse oltre questa nostra disponibilità, questa nostra attività, quasi come se stessimo facendo qualcosa di inutile o qualcosa di non dovuto. E allora devo dire ci è piaciuto in questa occasione anche partecipare a qualche dibattito. Ricordo l'ultimo, la presentazione di un libro che era stato scritto proprio su questa vicenda dalla professoressa Cattani e dalla giurista dell'Università di Milano, la dottoressa D'Amico, a cui fui invitato proprio a cercare anche le radici culturali di questa nostra operazione, di questa nostra civiltà. E in effetti poi non è stato difficile, no, evocare la nostra cultura che si affondava sin dai poemi, nei poemi omerici praticamente, dall'Elia, all'Odissea, in cui dall'Eneide, in cui avevamo visto questo parallelo e progressivo sviluppo, no, della concezione dell'esistenza umana, da un lato sin dalla nascita, che riferite sia alla nascita che alla morte, e poi dall'altro parallelamente quella dei riti di sepoltura, una cultura che era arrivata, come sappiamo, poi nel Mediterraneo attraverso il popolo romano, dove pure era radicato il convincimento che non assicurare una degna sepoltura ai morti era comunque qualcosa che avrebbe inciso negativamente per l'anima, sull'anima, nell'aldilà. Quindi qualche cosa che arriva da noi, fino ad arrivare a Foscolo, che nei sepolcri vedeva appunto questa ispirazione a grandi cose da parte delle urne dei forti, che bella e santa, se non ricordo male, diceva, fanno al peregrin la terra che li ricetta. Quindi far capire che questo è il nostro impegno, prima ancora che su basi giuridiche, perché esiste tutto anche nella nostra Costituzione, traeva la sua fonte nella nostra tradizione culturale, che ci faceva appunto faceva del nostro paese la punta avanzata della cultura europea. E naturalmente poi anche la nostra Costituzione, i padri costituenti, se non sbaglio l'onorevole Della Seta, aveva fatto capire che noi dovevamo già immaginare una Costituzione e un sistema che fosse capace di garantire a uno straniero che si presentava da noi, in un momento in cui le politiche migratorie credo che fossero pressoché inesistenti, potessimo garantire gli stessi diritti dei nostri cittadini. Tutto ciò appena dopo la caduta del fascismo, e quindi memori di quello che era stato quel periodo, di tutte le persecuzioni e le violazioni della libertà personale, di tutti i diritti umani che ne erano conseguiti. Quindi una Costituzione basata già su questi principi, pur quando questo problema non era per nulla avvertito. Quindi avevamo avuto questa evoluzione continua che era arrivata fino alla nostra Carta Costituzionale, e quindi ci si
si rimaneva veramente perplessi di fronte ad affermazioni del genere. Dici, ma per quale motivo? Ma la sepoltura in fondo al mare non era già sufficiente? In fondo i marinai, quando qualcuno moriva, veniva buttato a mare perché si riteneva che quella potesse essere una degna sepoltura. In realtà anche lì non sempre questo avveniva quando magari non c'era ancora il ghiaccio, ma poi quando si è cominciato a poter contare anche su questo sappiamo che i corpi venivano conservati per essere poi degnamente sepolti a terra, e quindi abbiamo dovuto ricordare in quella fase, in quella sede, anche la triste vicenda, no, del nocchiero di Enea, di Palinuro, che buttato dai Cilenti, lì, dagli indigeni del Cilento, di nuovo a mare dopo averlo ucciso, dopo che faticosamente si era guadagnato la costa dopo il naufragio, invocava dall'aldilà Enea perché lo seppellisse sotto un cumulo di terra, proprio perché finisse di vagare nel limbo. Insomma, cioè, abbiamo dovuto far ricorso un po' a queste nostre antiche radici per far capire che in realtà non c'era nulla che ci impedisse di fare questo lavoro e di farlo con la passione che ci stavamo mettendo come ufficio noi, non solo, ma che stavamo riscuotendo in giro, raccogliendo sia da parte degli scienziati, dei medici, genetisti, di tutte le università italiane, ma anche di quanti si avvicinavano tra operatori delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, delle ASL, di tutti quelli che venivano a contatto con questa immane tragedia, con le conseguenze di questa immane tragedia. Quindi è stata una sfida che ci ha fatto onore, devo dire, e ci fa onore come paese. Infatti poi alla fine di questa prefazione a questo libricino che veniva presentato lì nella Sala Moro di Montecitorio, mi trovai a dire di essere orgoglioso di appartenere a quest'unico paese che aveva creato questa figura di commissario straordinario per la ricerca delle persone scomparse, ben sapendo che ormai questo ufficio si occupa prevalentemente degli scomparsi di altri paesi piuttosto che dei nostri, e prevalentemente ancora dell'identificazione dei corpi, perché questa è diventata ultimamente la nostra attività prevalente. E ci ha fatto piacere da un lato e ci ha meravigliati dall'altro che sono stato chiamato al Consiglio di Sicurezza in una seduta dedicata proprio al tema delle Nazioni Unite a New York nel gennaio del 2016, e lì proprio la cosa che è emersa, che mi è stata proprio riconosciuta, è stata riconosciuta al nostro paese per il mio tramite, era questo: cioè mentre Cipro, mentre il Messico, mentre l'Ucraina si piangevano i loro scomparsi, dice qui l'Italia vi parla di scomparsi di altri paesi, e quindi noi come Nazioni Unite riconosciamo la colpa, diciamo, no? La lacuna di avere trascurato questa materia dell'immigrazione, dell'emigrazione, cioè, perché anche attraverso l'attenzione che noi da oggi in poi vogliamo porre, ma stavamo sotto la gestione Obama ovviamente, adesso è tutto nel forse, vogliamo porre a questo fenomeno, si potrà garantire così la pace e la sicurezza nel mondo. Io spero di essere stato chiaro e di non aver abusato troppo del vostro tempo. Vi ringrazio.